Come possiamo proteggere i nostri amici a quattro zampe dall'arrivo del Capodanno e quindi dai botti di Capodanno? Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo video. Oggi parleremo di come affrontare con i nostri amici a quattro zampe l'arrivo del Capodanno. Charlie mi sta spingendo, aiutatemi. Ok. Perché, soprattutto se non avete mai avuto un cane, dovete sapere che l'arrivo del Capodanno sei stato tu. T'hanno visto tutti. Adesso ti faccio un quadro così la gente vede cosa stai facendo. Lui vive così. Quando io faccio i video, lui fa questo. Bene. Come stavo dicendo, con l'arrivo del Capodanno, la soluzione migliore sarebbe ovviamente che non esistesse la barbara procedura di esplodere fuochi d'artificio la notte di Capodanno. Ma questo ovviamente è una cosa impossibile perché per quanto, soprattutto chi ha i bambini piccoli, chi ha i cani, c'è tutta una categoria di persone che preferirebbe che non esistessero, più che altro non tanto per la notte di Capodanno in sé, ma perché in realtà iniziamo a sentire i botti di Capodanno già adesso. Siamo a dicembre e di conseguenza già iniziamo a sentire nell'aria i botti di Capodanno. Quindi come possiamo fare, non potendo abolire il Capodanno e quindi i fuochi d'artificio a Capodanno? Allora, una delle prime cose che possiamo fare, se ancora non abbiamo preso il cucciolo, è chiedere all'allevatore dove andremo a prendere il cucciolo se il cucciolo ha fatto il senso pappi. Il senso pappi fondamentalmente è una procedura che desensibilizza il cucciolo da determinate cose, quindi da rumori forti, dallo sbalzo di temperatura, tutta una serie di procedure che non sono come molti pensano, perché c'è una categoria di persone che crede che desensibilizzare il cucciolo, cioè che per desensibilizzare il cucciolo basta tipo battere le mani forte vicino alle orecchie del cucciolo, oppure dare delle botte con un mestolo su una pentola a fare questi rumori. E mi raccomando, non fate questa cosa perché questo è proprio il modo migliore per far sì che il cucciolo si spaventi e per tutta la vita abbia la fobia dei rumori forti. Il senso pappi, o comunque una procedura di desensibilizzazione per i cuccioli, ovviamente viene fatta da professionisti e certamente non è fatta in questo modo. Se volete, poi magari mi facciamo un video appositamente su come si desensibilizzano i cuccioli con il senso pappi. Ma questo non è l'argomento di oggi. Quindi, se prendete un cucciolo, chiedete all'allevatore se ha fatto il senso pappi. Se così non è stato, o se avete già preso il cucciolo, o comunque se invece il vostro cucciolo è un cucciolo natalizio, cioè il cucciolo è arrivato proprio per le feste di Natale, la cosa migliore sarebbe portarlo il più lontano possibile dalle botti di Capodanno. Quindi non lasciarlo ovviamente solo, per ovvie ragioni, perché parliamo di un cucciolo, quindi non lasciarlo solo e cercare di portarlo lontano dai botti di Capodanno. Magari per un anno potreste pensare di passare il vostro Capodanno con gli amici, perché no, in una baita di montagna dove i fuochi d'artificio non arrivano e quindi il cucciolo non si dovrà incontrare con questa pratica rumorosa. Non vi sto dicendo di stare chiusi in casa, in clausura, da soli al buio, con le finestre chiuse, le porte chiuse, con la TV accesa, a guardare Mara Venier o Pippo Baudo che fanno il conto alla rovescia, però vi sto dicendo che alla fine, parliamoci chiaro, ditemi qual è l'ultimo Capodanno dove voi siete usciti e vi siete veramente divertiti a stare in giro la notte di Capodanno. Io personalmente le notti di Capodanno nelle quali mi sono divertita di più sono state quelle passate in compagnia degli amici e la maggior parte delle volte eravamo a casa. Quindi prendetela anche un po' così, ovviamente portare con voi il cane, soprattutto se avete amici cinofili, non sarà un problema. Considerando anche che poi avrete tutto l'anno dopo per insegnare, per desensibilizzare il cucciolo, adesso vedremo come, o comunque avrete un anno da gennaio in poi per abituare il cane ai rumori, soprattutto dei fuochi d'artificio, in modo tale che il cane poi l'anno successivo possa affrontare serenamente il Capodanno. Ora, ovviamente, io il video lo sto facendo a quanto mancano una ventina di giorni, 25 giorni al Capodanno, quindi ovviamente ormai è un po' tardi per iniziare la desensibilizzazione, possiamo già provare a iniziarla. Vediamo subito quali sono le regole da seguire con il nostro cane, che sia un cucciolo, che sia un adulto. La prima cosa che dovete ricordare è che dovete tenerlo in casa. Anche se il cane è abituato a stare all'esterno,
all'interno. La cosa importante è tenere il vostro cane all'interno, e ora vi spiego perché. Anche se il cane è abituato a stare in giardino, quella notte, la notte di Capodanno, è preferibile tenerlo in casa. In caso il cane non fosse abituato a stare in casa, potete farvi prestare un kennel, quindi un trasportino anche grande o una gabbiona di quelle grandi dove mettere il cane. Questo perché? Non tanto perché il cane ovviamente potrebbe fuggire spaventato dai botti, potrebbe avere un attacco cardiaco perché è spaventato dai rumori forti dei fuochi d'artificio e per tutta una serie di cose che ora vedremo, ma soprattutto ed in particolar modo perché purtroppo la notte di Capodanno girano ubriachi e drogati e gira di tutto, e quel problema sono gli umani la notte di Capodanno, perché alcuni, spero pochissimi, umani la notte di Capodanno si divertono a tirare petardi ai nostri amici a quattro zampe, sia cani che gatti, quindi fate attenzione anche ai gatti, si divertono a fare del male ai cani che trovano, e quindi si divertono a lanciargli addosso petardi e tutto quello che possono tirargli addosso. E ovviamente non commenterò in nessun modo questa cosa, anche se, dai, sottinteso ci può stare il petardo, glielo tirerei io. Però, visto che può accadere questa situazione, per salvare il vostro amico a quattro zampe dagli umani, quindi non dalla paura dei botti, è sempre meglio quella notte lasciare il vostro cane all'interno della vostra abitazione. Come funziona il programma di desensibilizzazione per i nostri amici a quattro zampe? Il programma di desensibilizzazione è una cosa che richiede tempo e pazienza. Anche noi con Charlie lo abbiamo fatto, ma è una cosa che richiede solo tempo e pazienza perché in sé è una cosa molto semplice. In cosa consiste? Consiste nel far sentire al cane i rumori che tipicamente lo spaventano, quindi botti di Capodanno, tuoni, magari il rumore delle auto, tutto quello che questi rumori forti che lo spaventano, e mettere, per esempio, scaricare tutti questi suoni sul vostro telefono, attaccandolo poi alle casse del computer o alle casse, comunque in modo tale che sia forte, e far sentire il suono all'inizio più lontano possibile dal cane. Quindi se il cane è in salotto, voi metterete questo suono forte in cucina o in bagno, e ogni volta che sente questo forte suono, che durerà da 3 a 5 secondi, subito dopo fargli fare una cosa che a lui piace molto, quindi giocare a palla, mangiare, uscire, giocare, qualsiasi cosa che a lui piaccia. Questo che cosa significa? Che lui associerà questo rumore che in realtà lo spaventa ad una cosa invece positiva, quindi a una cosa che a lui piace, in questo caso giocare o divertirsi o tirare la palla. E quando lui non avrà più paura sentendo il suono lontano, avvicinerete il suono al cane, fino ad arrivare al punto in cui, se il cane si trova in salotto sul divano, voi metterete le casse molto vicine, quindi in salotto vicino al divano, in modo tale che il suono risulti molto forte, fino al punto in cui il cane si desensibilizzerà al rumore, e quindi sentendo quel rumore lui non si spaventerà più. Certo, magari evitate di farlo mentre dorme, non gli fate prendere un colpo, però lui si abituerà a questo suono, capirà che che quando sente questo suono non c'è niente di cui avere paura, anzi ogni volta voi continuerete a farlo giocare, farlo uscire o fargli fare qualsiasi cosa a lui piaccia, arriverete al punto nel quale, quando lui sentirà determinati botti, determinati rumori, compreso il suono del campanello, che potete togliergli anche così il problema dell'abbaio compulsivo del campanello, risolverete il problema per il Capodanno successivo. Come potete vedere, però, è una cosa che può durare dalle 3 settimane fino a anche mesi, ci possono volere anche 5 mesi per far sì che il vostro cane si desensibilizzi. Quindi per questo vi dico, forse è un po' tardi, ma forse no, perché magari se iniziate il 10 di dicembre, forse per il 30, comunque è già un po' abituato ai rumori dei fuochi d'artificio. Io non posso lavorare in queste condizioni, veramente, mi licenzio. Sì, aiuto! Dai, ciccione!